Allora, guardate come mi è arrivato questo portatile. Le cerniere sono state completamente spaccate dalla back cover. Questa cerniera qua è stata mangiata, praticamente staccata. Incolliamo tutto con colla bicomponente là dietro e vediamo. Ehi, ciao! Ciao! Ciao amici! Adesso incollo tutto, sono completamente rotte. Queste qui sono gli alloggi delle viti, dove si, il filetto, il controfiletto che va a vitare la vite, che è saldato qua, non è proprio saldato, è incastrato nella plastica. Le plastiche sono saltate. Qui ci sono questi qua che si sono dissaldati da qua, che sono fatti ovviamente a plastica, saldati a plastica. Ok, per cui cosa voglio fare? Voglio annegare questi dadini già attaccati qua, li voglio annegare nella colla bicomponente. Ma proprio per annegare intendo annegare, non intendo mettergliene poca poca poca, proprio tutta. Voglio mettergliela tutta. Allora, la prima cosa che faccio, smollo. Ok, l'abbiamo smollato, quindi adesso che è un po' più libero, adesso gli mettiamo anche un po' di svitoil, facciamo andare un po' più lasco. Proprio. Prima di fare tutto, stacco l'LCD, le viti qua. Questo adesso ha bisogno di essere incollato. Allora, io faccio così, questo lo tolgo, tengo questo qua così. Ok. Vado a buttargli un quintale di colla ipossidica qua sopra. Allora, abbiamo 5 minuti per operare. Praticamente ne mettiamo un bel po' qua, un bel po' qua, un bel po' qua e lo saldiamo. Ok. Più il pallino. Sto fissando l'altra cerniera, ok. Poi mi levo dalle scatole i fili e incollo questa nella maniera migliore. Contate 5 minuti. 12.04. La agitare prima dell'uso. Finiremo tutti incollati. Meno male che danno 5 minuti. Qua ci vai.
sta staccando i fili che tendono ovviamente ad appiccicarsi. Allora, questo. Ah, eccolo qua. Ok, questo è quello del monitor. Così. Qua la vedo dura. A rifare fino a lì. Senza sdurciare tutto. Abbiamo incollato qua, abbiamo incollato tutto, qui sopra è diventato plastica e quindi ci siamo. Adesso facciamo una prova a vedere se il signor monitor vecchio, allora, vediamo se si attacca. Ci sta benissimo. Per me è fatto benissimo. Cioè, per me è accettabile. Qua del 9. Ok, abbiamo una saldatura fatta veramente bene qua. Tutto quel lucidino che vedete è la saldatura della colla. Qua io butterei un bel po' di colla, però quasi quasi lo faccio a pannello installato. Installo il pannello, compro il pannello, lo installo, faccio funzionare, vedo che tutto funziona. Allora andiamo ad installare e a vedere di mettere su il monitor. Vediamo, prima voglio vedere se si accende, se tiene, se bla bla bla. Oh, tutto bene, quel che finisce bene. Il computer, avete visto, è stato sostituito il pannello che si era rotto nell'utilizzo quando la cerniera era molto dura. Hanno provato a forzare, si è spaccato il pannello. Tutto è bene, quel che finisce bene. Alla prossima.